Ciao ragazzi, eccoci al nostro appuntamento mensile. È quasi un anno da full timer. È a volte surreale. Molti mi hanno detto, magari nel tempo. Io sinceramente dopo tutto questo tempo vorrei un camper più grande. Non sto cercando una casa. Magari ti mancano un po' di cose, però la verità è che sei in vacanza teoricamente tutto il tempo. Fai quello che ti piace. Fai quello che ti ispira. Tutte quelle cose che comunque ti negavi facendo una vita standard. Sì. Con una vita standard, certo, hai l'acqua corrente, è una delle cose che ti manca di più in camper. Hai delle cose che teoricamente ti aiutano, ti fanno stare più pulito. Io ho fatto la doccia dopo mangiato, quindi vabbè, più pulito direi proprio di no. Nel tempo, nella vita, ci si accorge di quelle che possono essere le nostre priorità, i nostri valori, le cose a cui teniamo di più. Una volta credevo che fossero l'apparire davanti alla gente ben vestito, magro, in forma, cose di questo tipo. Poi nel tempo mi sono accorto che certi valori, il poter non sentirsi il peso addosso di qualcuno che ti dice quello che devi o non devi fare. Quella è una cosa che, credetemi, è veramente forte. Quando non te la senti più addosso, è una cosa che ti senti un po' libero. Non dico completamente libero, perché completamente libero è un parolone. Poi smetti di ascoltare quelle che sono le voci che continuamente ti stanno addosso, ti martellano, ti dicono devi fare questo, devi fare quello. Certe cose disturbano, certe cose ti almeno a me stressavano parecchio. Erano molto simili, tipo, come dire, a delle zanzare, tipo delle zanzare che ti rompono le scatole. Non mi piace stare sempre sui format uguali. Come vedrete, ogni volta mi piace cambiare, perché anche io cambio. Anche voi mi avete detto che sono cambiato, è vero. Perché? Cioè, uno rimane uguale a 20 anni, rimane uguale a quando ne ha 25, rimane uguale. No, cambia. È una cosa normale, credo. Tutti cambiamo. Quindi potrei parlarvi della sicurezza, parlarvi del cibo, parlarvi dei costi. Semplicemente. D'inverno 700 in due. In estate 450-500 mese, ma non sto lì troppo a sindacare, perché giustamente uno si stufa anche, dice porca miseria, mi dici sempre le stesse cose, ogni mese fai il tuo resoconto. Sì, ogni mese faccio il mio resoconto, ragazzi, ogni mese mi piace farlo, e ogni volta è diverso, ogni volta
ogni volta è una cosa nuova per me, è una cosa nuova per voi, quella che è la mia piccola esperienza. Niente di che. Nessuna novità per quello che riguarda la vendita del nonno. Questo sì, è una cosa normale. Ci sono ancora delle belle zanzarine, eh? Porca miseria. Però ragazzi, la sensazione di libertà è unica, eh? La sensazione di libertà è unica. Voi mi vedrete diverso, cambiato, però ragazzi, quello che senti dentro è una cosa speciale, meravigliosa. Sì. 11 mesi in camper, 1700 amici, voi. E tanta voglia di andare avanti, e tanta voglia di comprare un altro camper. Chissà, magari troverò un concessionario a cui potrò mollare il nonno e, racimolando qualche migliaio di euro, buttare dentro il nonno e prenderne un altro. E con questo vi saluto. Ciao!